Avrei voluto più tempo per fornirti i dettagli, ma come sai la situazione è fluida. I nostri amici canadesi temono che molti di questi animali si stiano avvicinando al confine. Dobbiamo impedire che lo attraversino. Siamo della CIA, nello specifico DSP, Divisione Specie Pericolose. Sono la dottoressa Dua. Ho molta esperienza nelle ricerche paleontologiche in questo campo, a Jurassic World e ora in altri luoghi che non posso divulgare. Diciamo che conosco molte delle persone coinvolte in questa storia. Un accampamento di bracconieri, o almeno ciò che ne resta. Dilettanti. Sono riusciti solo a farsi uccidere insieme agli altri e a complicare di molto il nostro lavoro. Ciao a tutti ragazzi, un archivio di questo nuovissimo video. Come vedete siamo nella modalità campagna. Sono ancora agitati, dottoressa Dua. Oh. Arrivati a questo punto credo che l'opzione migliore sia sedarli. Facciamolo in fretta, ma anche in sicurezza. Ok, quindi già partiamo con Dark spara tutto. Ah, giustamente quello dice che ti può pure agganciare. Bene gente, questa parte qua della campagna già l'abbiamo vista, perché appunto hanno fatto vedere vari gameplay youtuber. Io faccio schifo con la mira come sempre. Mamma mia che schifo. E uno. Oh, olle! Meno male che ha girato, l'ho preso giusto giusto. Che mira di merda. Si calmi signora. O meglio, spero sia una signora, perché può essere, perché sono che uno è maschio e uno è femmina, oramai. Ecco qua. Perfetto. Quindi abbiamo sedati e adesso abbiamo la gabbietta. L'organizzazione ha i suoi attori chiave. Me per esempio. Sì, Cabot. Strutture chiave che devono funzionare in maniera efficace. Allora, devo fare così. Quindi a costruire un punto d'arrivo, un centro di controllo. Sì, aspetti però, Per fornire energia. Aspetti però che io voglio dare prima la gabbietta ai nostri caro Carno, che sennò qua fanno un poco di casini. Ah, penso che una gabbia così grande vada più che bene. In realtà forse è pure un po' troppo grande. Vediamo, non sono stato proprio preciso, ma bene così. No, aspetta, questa devo demolire. Penso. Vediamo un attimo. Uff. Tanch. Yes, che questa qua era distrutta, ma noi non la ripariamo. La distruggiamo direttamente. Ci sta il dinosauro vicino, maledetto. Inizia a fare così e poi dopo lo spostiamo. Forse è un po' troppo piccolina in realtà. Bene, caso poi la allarghiamo. Allora, quindi dobbiamo mettere il centro, il punto di arrivo e l'altra roba lì. Quindi, dove sta? Qua. Ecco qua, punto di arrivo. Bene, lo mettiamo qua, se mai va. E dobbiamo mettere pure il centro di controllo, generatore ausiliare. Quindi, sbaglio sempre. Centro di controllo lo mettiamo proprio vicino. Così. Dobbiamo mettere il generatore ausiliare qua dietro, lo mettiamo a sto punto. Semmai così. Yes. Adesso li colleghiamo tutti e due, perché sennò non va bene. Olè. E olè. Sì, quindi oggi ragazzi è un triplo upload. Un po' storto, ma va bene così. E penso che basta però con i video per oggi. Ecco qua. Allora, vediamo di trasportare questi carno dentro il recinto. Non male a mio avviso, e dunque sicuramente non male. Sul centro di risposta funzionante. Di un centro di risposta. Sì, avete ragione. Rispondi all'ordine e costruiscine uno. Aspetti però, facciamo mettere questi dino qua. Di risposta rispondi, eh? Signor Cabot. Molto divertente lei come sempre. Se si allontana è un po' storto, vabbè, fa niente. Ok, allora iniziamo a costruire pure il centro di risposta. Eccolo qua. Lo mettiamo... Facciamo tutto quanto bello dritto. Questo lo mettiamo un poco più in alto, va? Così c'è un poco più di spazio, usiamolo. Ok, non so se è proprio preciso. Però va bene così. Olle. Ecco qua. Perfetto. Nel frattempo questi oggetti li ho consegnati. Devo mettere il solito coso qui. Penso che devo allargare un pochettino la gabbia, sapete? Vediamo un po'. Mettiamo questo... Mettiamo qua vicino, va? Così posso entrare direttamente. Stiamo a mettere un po' più la gabbia, perché sono sicuro che è troppo piccola, mo che l'ho vista bene. Quindi aumentiamola un pochettino almeno. Blair, dobbiamo portare i dinosauri in nuovi recinti di contenimento. Così. Olè. L'abbiamo già catturato? Ok, mettiamo questi così. Uno. Yes, così sono tutti quanti bene assegnati. Cancella queste gabbie che secondo me è meglio se l'ho allargata. Vediamo un po' di cosa hanno bisogno i carno. Se questi si muovono,
Allora, di sicuro avete bisogno di qualche capretta, quindi ce la mettiamo di sicuro. E penso avete bisogno di più acqua, perché la vedo che è davvero pochina. Assunto, c'è un po' più di acqua. Troppa acqua, per i miei gusti così è troppo poca invece. Ehi, dai. Non penso che sbasti così poca di acqua. Si muove questo carno? Grazie mille. Si levi. No, l'invitazione era che ci sta questo qua. Vabbè, si accontenteranno. Ah, avete fatto il vostro lavoro? Stanno buggando un po'? Stanno buggando un bel po', direi. Però mi ricordo, se non sbaglio, che avevano bisogno della sabbia questi signorini. Iniziamo a metterci, penso che questa va bene. Giusto. E ti prima che il cane non abbaiava. Lì! Un po' così. Non voglio rendere tutto troppo sabbioso, perché comunque stiamo in un ambiente, come dire, freddo, quindi con la sabbia è un po' non ha senso. Però avete bisogno di un bel po' di sabbia. Quindi vabbè, vediamo di fare tutto per bene, così non vi incazzate, state felici e contenti, signori Carno o signore, non lo so se siete maschio o femmina. Ecco qua, dovrebbero essere più che felici. Voglio vedere un attimo una cosa, che se non sbaglio, vedi, per condividere l'ambiente con l'Alberto e Maggiunga. Però penso che si litigano lo stesso, quindi meglio evitare. Allora, dobbiamo mettere giustamente la galleria panoramica. Vediamo dove la mettiamo a sto punto. Vediamo se riesco a metterla. No, qui non la riesco a mettere. Se la metto qua avanti e distruggo tutte queste cose, che tanto per ora non ci servono questi recinti, quindi a questo punto distruggiamo tutto. E poi li facciamo nuovi. Yes. Mettiamo questa galleria panoramica, però ci sta il mito di costruzione. Se la metto qua. Olè, ok. Non è che è proprio precisa, però va bene così. Aspetta, facciamo così. Uff, do il. Olè. E così. Perfetto. Bene, dovrebbe essere a posto questa missione. E guarda che belli che siete, che vi sedete. O meglio, tu ti stai sedendo. Ah, tu sei l'alfa. Numero 2 e numero. No. Ok, perfetto, dovrebbero avere tutto quello di cui hanno bisogno per prosperare in questo ambiente gelido. Anche se vorrei metterci un po' di alberi in più. Oh, ma viene una bella parte della missione. Avevano animali pericolosi qui. Corretto, signor Finch. Oh, guarda, sto facendo una capra. Tuttavia, se mi credi, ciò che Qua. conta è sapere dove sono adesso. Giusto, ha I ragione. dinosauri direi che si sono diretti da questa Beh, non parte. sono proprio tuoi i È sicuro di dinosauri. riconoscerli, signor Credi? Certo, sicurissimo. Ma quelli non sono proprio Ecco, vedi. suoi Punto. dinosauri. Ah, fermo, Suppongo che attento! in questo caso dovrà Attento! fidarsi. Ho realizzato questo. Disturbo identificato, specie sconosciuta. Si è proprio Bella preso snappa, è bene. grande proprio, Ma non assicuro eh? niente, Ui! sia chiaro. Ok, attenzione a non. Sarei dare fiera a una carcassa di cervo. Sarebbe bello In vederli questa in direzione. vita, però. Ok, bene, abbiamo preso la carcassa. Avanti, ci dovrebbe essere altra roba. Vabbè, questa parte penso l'avete vista tutti quanti, però comunque continuo a non spoilerare. Oh, ok, non sono. Ecco qua, stavo per dire, non sono caduto. Mi sono proprio accappottato per bene. Guarda, c'è un galli lì. Aiuto. Dentro l'albero, perfetto. Ciao galli, tutto bene? Eccoci qua. Analizziamo. Oh, le tracce sono rilevate. Grande Direi tutto carnivoro. sui dinosauri, ma non che siano discreti. Comunque Beh, vada, direi. Ciao, sì, Trike! come qualcuno che conosco. Salve, Parli del dottor Marco? salve! Ah, è Sì, vero, l'avete quel tizio incontrato. ha un ego smisurato. Però non l'ho sentito proprio per ora, eh. Mentre invece tu. Io sono solo un simpatico studioso di comportamenti Ecco qua. animali che fa Allosauro. un vanto della propria umiltà. Sì, come no. Come no, signor Grady. Come no. Sento che ci stiamo avvicinando. Direi proprio di sì. Ok, penso dovrebbe essere l'ultimo questo mo che andiamo ad analizzare. Quelle queste missioni qua mi piacciono, che fanno un pochettino di cambio di gameplay, che non guasta, secondo me. Ci sta, ci sta. È bello però questo ambiente, è fatto proprio bene. Allora, dovrebbe essere questo. Quindi questo è penultimo. Yes, Allosauro. Consiglio di prepararti al peggio. Eppure c'è ragione, perché mi sa che qua ci aspetta un bel sauro cattivo e aggressivo e pronto a mangiarci. Eccoci qua. Oh, ma che sgommata. Alberto, muoviti rapidamente contro. O scatenerai i suoi astuti predatori. Ora vai, vai. Owen, Eccola. tutto bene? Che sta succedendo? Abbiamo un Ho allosauro lasciato molta libero. pelle.
prego, dimmi che è tutto sotto controllo. Insomma. Devo dire una bugia. Serve a tranquillizzarmi, sì. Sono un fascio di nervi. Doppiaggio non è per niente male. Quello di Dua non mi piace, forse, sapete? Oh. Sto arrivando. E vai. Però questa cosa con l'aggancio. Boom. Ecco, è facilissimo da usare, guarda. Boom, e l'ho preso. Perfetto, da qua. Ok, prima che però mettiamo l'allosauro a posto, direi di fare... guarda quanto è grande sta mappa. Perché non la mettono? Manca poco. È quasi tutto sotto controllo. Ma yes, yes. Ah, già. Allora, aspetta. Devi mettere un paio di cose. Io sto bene. Ah, penso qua. Grazie per l'interesse. Che sono un po' piccolino, vabbè. C'è l'acqua che mi rompe le palle, come sempre. Vada via acqua, non abbiamo bisogno di lei per adesso. Via di qua. Ok, allora iniziamo a mettere direttamente questa galleria panoramica. Poi facciamo la gabbia attorno. Vediamo se è abbastanza grande. Penso di no, in realtà, perché là ho bisogno di un bel po' di spazio. Bene, vediamo un po' come riusciamo ad arrangiarci. Voglio sfruttare più spazio il possibile, senza far soffrire i nostri dinodino, ovviamente. Ah, ah, questo è fuori dal territorio di costruzione. Se faccio così, sta sempre fuori. Ecco. E gli erbivori? Ah, è vero, gli erbivori? Che ne facciamo? Finché stanno lontani dalle aree civilizzate, lasciamoli in pace. Sopravvivranno in... vediamo se posso farlo un poco più grande. Sempre che abbiano tempo per adattarsi. Succede una cosa così. Che dovremmo abituarci tutti all'idea di avere dei dinosauri in libertà nel mondo. Sono parole tue? Oppure vengono dal governo? Un po' strana sta gabbia, però. Insomma. Io sono il governo. Ok, colleghiamo la stradina. Sembra un poco storta. Sto facendo tutte gabbie storte adesso. Vediamo come grande sappa. Ma guarda quanto si estende. Perché non la mettete in modalità sandbox? Non l'ho capito sta cosa. Un vero peccato. Area selvaggia. È vero, ci sono le varie zone selvagge adesso. Però appunto ci stanno i dinodino. Possiamo mettere questo a posto. Caro Allo, che avrà bisogno di sicuro di capre e di acqua. Mettere l'acqua. Piazione terreno. Un po' più piccolo. Piazione terreno. Ok, la metto qua allora l'acqua. Che se non mi piace ci stanno gli alberi dentro. Infatti li abbatteremo. Almeno qua, perché mi dà fastidio. Però io so che ha bisogno di tanta foresta, caro Allo. Quindi iniziamo a metterla un po'. Sono tornati gli alberi dentro l'acqua. Maledetti, andate via dall'acqua. Non vi voglio in acqua. Ok, scegliamo così. Non so se basta la foresta. Però poi ci vuole ovviamente una bella capretta. Ecco qua. Mettiamo poi pure la cosa dei ranger. Mettiamola qua. E mettiamo l'ingresso proprio a fianco. Così possono fare tranquillamente. Vediamo i nostri ranger. Li mettiamo qui. Olè. E qua. Poi giustamente ho bisogno di creare una struttura paleomedica, perché il nostro Allo è abbastanza ferito da quel che ho capito. Vediamo se riesco a infilarci da qualche parte. No, mi sa che devo mettere un po' più lontana questa. Uff. Poi ci metterò pure la sottostazione. Ok, non ho fatto proprio un grande planning per questa volta. Olè, olè, e olè. Guarda qua, che precisione però, dai. Mettiamo pure la sottostazione. Mettiamo proprio a fianco qua, perché tanto fa niente se si vede, tanto sono tutti lavoratori qui, quindi che ne frega. Aumentiamo la velocità. E tanto devo aspettare che arriva l'Allo. Oh, guarda, è arrivato un Galli, che ci fai qui? Ciao Galli! Sei troppo vicino alla nostra struttura, stai attento. Vabbè, finché non crei casini, a quanto pare nessuno se ne frega. Ciao Galli. Non lo posso nemmeno selezionare. Ah, vedi? Cammina tranquillo, ti fai affari sui. Ok, va bene. Ah, qui c'è una gabbia diversa, mi dà un poco fastidio. Ecco, è arrivato il caro Allo. Allora, vediamo. Assicurati se il controllo sull'esemplare è allosauro. Dobbiamo aspettare che vanno il ranger. Muovetevi, andate dall'Allo. Muovetevi su. Vediamo un po' come si è fatto, caro Allo. Il modello è fatto bene. Guarda quanto sei ferito, poveraccio. Che cosa hai combinato? Si è azzuffato con un trike. Malattia non diagnosticata, giustamente. Vediamo se sei felice. Tu lo sai, batti le mani. Sei felice, ok. Hai bisogno solo di un controllo medico. Se c'è una struttura paleomedica. Già l'ho messa. Valutare lo stato di salute del dinosauro. Ah.
servirà un esame completo. Per capire cosa è andato storto, per evitare che in futuro... Ok, scienziati. Nuovo, del genere. Un benessere. Gli scienziati è un po'... non le posso prendere di scienze di così, A volte un problema deve solo essere guardato con occhi diversi. Devo mettere la struttura per diagnosticare lo centro di sposta. Che conoscano l'UVM e che siano in grado di effettuare controlli medici sui dinosauri. Sono qua. Giù l'emergenza, no, non mi serve. Però questo non c'era prima. Operatori. Ma devo assumere gli scienziati, ma devo per forza buttarne via due, perché mi dice con benessere combinato. Ma alla fine non ci stanno qua quanto si scelta che ciò. Quindi benessere devo per forza buttarti fuori, caro mio. Almeno tu. Devo prendere qualcuno che ha un po' di benessere in più. Quindi per esempio tu non sei male. Tu sei perfetta, bevi a te. Ok. Ecco qua. Oh, tempesta di neve. Giusto, vero? Tieni, vai, andate. Se tutto va bene scopriremo cos'è andato storto. Vero, l'avevo messo qua vicino, me l'ero dimenticato. È che questi animali sono imprevedibili. Ferita. Le persone, ma con denti più grandi. Già. Dovremmo tenerla d'occhio. Giusto. Ma chi? La dottoressa Dua? È anche l'allosauro, Ora sta lavorando per la CIA. Eppure c'ha ragione, Claire. Vorrei sapere che sto facendo anch'io delle indagini segrete. Per tutelare sia me che te. Oh, che simpatico, bravo. Di quello che sembri. È più furbo. Però sono simpatici, dai. Usa l'UVM per individuare eventuali ferite subite dai dinosauri tramite un controllo medico. Le ferite gravi richiedono un trattamento speciale presso la struttura paleomedica, dove i dinosauri devono essere trasportati direttamente. Mi si è scassata la voce a un certo punto, scusatemi. Affida agli scienziati il compito di curare le ferite dei dinosauri mentre questi si trovano presso la struttura paleomedica. Ok, bene, quindi adesso dobbiamo andare a sedare il... Esatto, grazie, signor Finch. Ma a te la scelta. E come lo metto da cosa, no, con il sedativo, quindi per forza. Vai, andate, elicottero! Fatemelo cuccare un attimo, questo allo. Attenzione, jeep. Oh, ok, ho fatto il balletto simpatico, sto sempre in modalità... Ora che abbiamo momentaneamente sotto controllo il dinosauro, trasportiamolo alla struttura paleomedica. Allora, quindi basta solo lei in realtà. Mettiamo sempre in modalità velocizzata, perché tanto comunque... Aspetta, voglio mettere un attimo... guarda com'è bello, si sta grattando! Oh, quello sta cacciando! Fermo! No, non l'ho visto! No. Ah, buon appetito! Era buona? Nutriente? Direi proprio di sì. Ma che belli che siete, però. Nel frattempo arriva l'allo dall'alto. Aumentiamo la velocità, perché tanto dobbiamo aspettare comunque. C'è una macchia a cui mi devo preoccupare? Sono normale? La consegna è stata completata. I robot sono uguali in quelli della Jurassic Park, a quanto pare. La tecnologia non è cambiata molto in questi anni. Pure questo dovrebbe essere abbastanza veloce, quindi verrà un episodio non troppo lungo, signori, perché so che non volete che sto un'ora qui a parlare come uno stupido. Guarda che bello però questo che si cocca tranquillamente vicino a un fiorellino. Bello, vicino ai fiorellini proprio, fatto bene. Aspetta, è vero, ma io ho bisogno di uno screenshot. Dai, fermo! Ma che bello che sei. Ecco, perfetto. Ok, l'allo è pronto, lo dobbiamo solo trasportare. Sì, trasporta. Il processo di guarigione prevede una fase di riposo. Meglio se in un luogo comodo. Sì, mo non ti preoccupare, lo metto qua. Vale anche per i dinosauri, immagino. Sì, è giusto. Non secondo la mia ex. Fissato con l'ex tu? Vogliamo che l'animale sia trasportato e messo al sicuro e a suo agio nel suo recinto. Sì, sì, sta scendendo. Ah, quando mai, non mi dispiace niente. Anzi, farei di tutto per questo bellissimo esemplare di allosauro. Guarda lì che bellina. È appoggiata con la coda in modo strano. Olli. Adesso dobbiamo solo aspettare, penso che ce l'ha più di 80% di comfort, no? Dovresti essere felice in mezzo alla foresta. Abbastanza spazio aperto, prede cerale, l'acqua la tieni. Ok, popolazione 1 va bene, sì. Bene, perfetto. Vediamo come te la cavi nel frattempo.
mezzo al bosco dei 100 acri stai? Ma tra l'altro ce l'hai una cicatrice, penso di sì, dovresti averci. Infatti, come ho detto l'altra volta, funzionano così adesso. Ebbene, abbiamo finito anche questa parte della campagna, signori. Quindi ecco, missione compiuta, stato di Washington. Quindi ragazzi, vediamoci la cutscene e poi vi saluto. Abbiamo lavorato sodo perché i dinosauri prosperassero nella foresta. All'inizio credevo fosse la cosa migliore. Poi ci siamo resi conto che circa un quinto degli Stati Uniti è ricoperto dalle foreste, così come quasi il 40% del Canada. Collaborando con il DFW e la CIA, abbiamo Libero e cercato di solo. far sentire i dinosauri a casa. Lì, nella foresta. Bella questa. Spero che ai piani alti sappiano che stanno facendo. Perché i dinosauri lo sanno bene. Come sopravvivere, uff. Bene gente, che dire, io vi saluto, ci vediamo con la prossima mappa che sarà la Pennsylvania. Vi ricordo di iscrivervi anche su Twitch se non l'avete fatto. Ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao!